È la spiaggia che mantiene da più anni in Sicilia la bandiera verde assegnata ai lidi a misura di bambini e famiglie. Stiamo parlando di Cefalù, c'è stata per noi Agnese Licata che ha anche raccolto i consigli dei pediatri per proteggere i più piccoli. Vediamo. È una spiaggia molto bella perché è pulita e l'acqua è bassa e possiamo giocare in mare. È una spiaggia molto buona, adatta alle famiglie, abbastanza tranquilla. In questo inizio d'estate è difficile perché ama il mare. Al primo straccio di sole la spiaggia di Cefalù si riempie di bagnanti e turisti. Tanti di loro hanno bambini, anche molto piccoli, e apprezzano questa spiaggia. Un litorale che è un po' andare basso, quindi non, diciamo, si riduce il rischio legato eventualmente alla profondità, no? dei fondali, fermo restando che l'attenzione dei genitori non deve mai venire meno. Non è un caso che il litorale di Cefalù sia stato il primo in Sicilia ad aver ottenuto nel 2008 la bandiera verde, il progetto del pediatra Italo Farnetani. La Sicilia è la seconda regione dopo la Calabria che ha maggiore spiagge praticamente adatte per i bambini. Siamo arrivati a un numero di 18 località. I parametri principali sono innanzitutto, diciamo, la sabbia, l'altezza del mare, la pulizia, quindi praticamente un mare pulito, i servizi che vengono fatti dai lidi e anche la cosiddetta postazione per l'allattamento al seno. I rischi per i più piccoli non sono solo rappresentati dal mare, ma anche dal sole. Eritemi e colpi di calore sono all'ordine del giorno in estate. Cercare di recarsi con i bimbi al mare negli orari diciamo consigliati, che generalmente sono prima delle 11 e dopo le 16, sempre con una protezione adeguata, che sia la più alta possibile. È sempre bene utilizzare un cappellino, vanno sempre anche ben idratati, quindi è bene, soprattutto appunto nelle giornate più calde, fare bere spesso il bambino.